in gran parte dedicata alla sanità. La puntata di oggi di Regionando, infatti, il 2 novembre l'assessore ha riferito ai consiglieri regionali l'andamento dei conti, ha parlato delle prospettive future, è tornato ad invocare l'intervento del governo. Vedremo nel dettaglio allora il piano di rientro e di risparmio previsto con le cifre che si potrebbero tagliare qui e le risorse attese da Roma. Le opposizioni che avevano richiesto l'intervento in aula della Giunta non sono però così ottimiste, dicono che non c'è chiarezza, temono alla fine un aumento delle tasse per i cittadini. Dopo il dibattito fiume in due tempi sui fondi europei torna in primo piano anche il tema più ampio del piano nazionale di ripresa e resilienza. Gianni incontra i sindaci e di fatto avvia i lavori della cabina di regia toscana. Gli apprezzamenti per l'iniziativa sono bipartisan, condivisi. È un simbolo della ripresa anche questo, la mostra mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, ed è una delle iniziative che caratterizzano da sempre l'autunno toscano. L'anno scorso chiaramente saltò, adesso è stata presentata, come accade per altre manifestazioni, a Firenze, a Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio. Quali sono i conti della sanità toscana e come si mette in equilibrio adesso il bilancio? Partiamo dall'esposizione della Giunta, poi ascoltiamo i commenti di tutti i gruppi. Dice l'assessore Simone Bezzini, il disavanzo complessivo al momento è di 425 milioni, 330 del 2021, 95 già stanziati lo scorso anno. Le spese per il Covid, si legge nella sua relazione, sono di 640 milioni. Ed ecco le proposte per il rientro. Dalle ASL l'ipotesi è quella di ricavare fino a 200 milioni, 66 milioni sono legati alla variazione di bilancio del 2021, circa 120 milioni potrebbero arrivare da contributi in conto capitale e altri fondi nazionali. C'erano però due grossi timori alla vigilia. Il primo, quello della riduzione dei servizi. Bezzini parla di continuità e mantenimento della qualità. Il secondo timore, l'aumento delle imposte regionali. E qui l'assessore assicura è esclusa al momento questa possibilità. In sala stampa poi arriva il presidente Eugenio Giani e naturalmente commenta il dibattito e la situazione che si è creata. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinati alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza, questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco, con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Una valutazione generale, certo di segno opposto, molto critica, è quella del portavoce dell'opposizione. Non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto questo intervento di bilancio. Una situazione attuale in cui i cittadini per fare una visita devono attendere liste d'attesa lunghissime e molto spesso rinunciare a affidarsi a privati, una situazione attuale che vede sindacati dei medici, degli infermieri protestare, perché chiaramente anche sulla situazione dei dipendenti, degli operatori sanitari, dei medici, anche delle assunzioni, delle nuove assunzioni, non possiamo paragonarle ovviamente allo scorso anno, ma dobbiamo andare un po' più a ritroso e capire che cosa è successo negli ultimi 3-4 anni. Registriamo anche il primo commento del Presidente della Commissione Sanità, che tiene subito a fare alcune precisazioni rispetto ad alcune critiche emerse. Vedo con, come dire, con dispiacere alcuni posizionamenti pretestuosi di alcune parti dell'opposizione che citano altri aspetti che non c'entrano niente, come la Toscana 100, che è un'azienda che non ha assolutamente nessun elemento di disavanzo, di malfunzionamento, come si sa da bilanci. Ricordo, la Toscana ha bilanci certificati non solo dai revisori che non sono nominati da noi, non solo da
controllati dalla Corte dei Conti, ma c'è addirittura un organo di revisione esterna che controlla tutti i bilanci della sanità toscana, quindi mi pare davvero un elemento assolutamente pretestuoso. E ora ascoltiamo i pareri di tutti i gruppi, cominciando da chi questa seduta l'aveva chiesta da tempo. Tanto questa comunicazione è stata fortemente voluta dalla Lega, l'abbiamo richiesta ben 3 settimane fa, quindi io credo che ci fosse tempo e modo per mettere in condizione l'assessore di darci dei numeri più compiuti e di poterci portare una comunicazione che rispondesse a molte più domande. Diciamo che quello che vediamo l'abbiamo già letto sulla stampa e l'abbiamo sentito dai TG negli scorsi giorni, quindi non è che abbia portato qualcosa di nuovo. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente il costo dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte. La capogruppo della Lega è certo una delle voci più critiche rispetto alla gestione della sanità toscana, e non solo di oggi, anche del passato recente. Molto duro nei giorni scorsi era stato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua, scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. Ma la maggioranza, pur mettendo dei paletti all'azione della Giunta, no a nuove tasse e a tagli dei servizi, rivendica le scelte positive compiute in questi 2 anni del Covid, e cita a proposito anche un sondaggio commissionato negli ultimi giorni che riporta un parere in gran parte favorevole al nostro sistema sanitario. Si rileva che i cittadini toscani apprezzano comunque il sistema sanitario regionale, hanno apprezzato il piano di vaccinazione, non ci sfuggono le criticità, che sono quelle abbastanza antiche. Le liste di attesa, che sono la necessità di reperire personale in maggior numero di quello che è stato fatto, quel personale straordinario che dobbiamo ringraziare perché durante il Covid veramente ha fatto di tutto di più per far funzionare il sistema, ma siamo anche convinti che con il percorso legato agli stati generali della sanità, che sta avviandosi alla conclusione, possono venire idee, proposte e soluzioni che possano continuare e, se vogliamo, rilanciare la sanità toscana come una sanità pubblica, la più pubblica del nostro paese e in grado di dare risposte importanti a tutela della salute dei nostri cittadini. Il capogruppo di Italia Viva nella passata legislatura era il presidente della Commissione Sanità e in quella veste ha guidato un po' la prima fase della pandemia. Come valuta la gestione e i costi di oggi? Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema,
bisogna tornare al regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia. Nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano, il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Molto, l'abbiamo capito, dipenderà dalle scelte del governo. Alla fine la Toscana resta in attesa, ma lo sono anche le altre regioni. Non a caso poco prima della seduta Gianni aveva incontrato il sottosegretario Costa, che le aveva dato alcune rassicurazioni sull'intervento diretto e preciso da Roma. Forza Italia, lo sappiamo, è certo convintamente schierata dalla parte del governo in questa fase politica. E allora cosa dice in questo dibattito il suo capogruppo regionale? Qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al presidente Gianni e a questa giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. La presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle prende spunto da alcune anticipazioni giornalistiche degli ultimi giorni per formulare le sue critiche. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Certo, questo argomento tornerà presto all'attenzione dei consiglieri, resterà al centro di tutta la cronaca politica di questo scorcio di fine anno. Tra poche settimane il Consiglio regionale sarà chiamato ad una scelta molto importante, quella dei 3 delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ci spiega meglio come funziona il meccanismo e perché appunto sarà coinvolta anche la Regione Toscana il costituzionalista Emanuele Rossi. Sì, la Costituzione prevede che il corpo elettorale del Presidente della Repubblica è costituito da tutti i deputati, tutti i senatori, più 3 delegati per ciascuna regione, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne avrà uno solo. I 3 delegati dovranno essere eletti dai consigli regionali, normalmente vengono eletti al proprio interno, ma possono essere anche soggetti diversi, purché la Costituzione chiede che almeno vi sia una rappresentanza da parte delle minoranze politiche. Intanto tiene banco la questione dei progetti finanziabili con i fondi europei. Ci sono state già 2 ampie discussioni in aula da fine settembre ad ora, ma erano dedicate in prevalenza alla nuova programmazione comunitaria. Adesso si parla soprattutto della gestione dei fondi compresi nel piano per la ripresa e la resilienza. Il presidente Gianni ha insediato la cabina di regia toscana con i sindaci che sono i protagonisti. Non ci sarà spazio per grandi progetti in Toscana, si capisce, ma comunque si tratterà di realizzare opere più piccole per almeno 1,5 miliardi, risorse che si sommeranno appunto ai nuovi fondi comunitari. Non saranno i progetti eclatanti come all'inizio del PNR si pensava, saranno tanti microprogetti ma che nei contenuti delle missioni rispondono poi forse a quella che è una capillarità di interventi su tutto il territorio. È
una sorta di simbolo dell'autunno toscano, il tartufo bianco, che si celebra a San Miniato. L'anno scorso la mostra mercato è saltata per la pandemia, adesso torna ed è un segnale della ripresa. Presentata nei giorni scorsi ai piedi della Rocca, ha anche il palcoscenico regionale, quello del Palazzo del Pegaso. La Toscana è fatta di buon cibo, di vini buonissimi. Il tartufo è un simbolo che noi dobbiamo continuare a valorizzare e che porta nei nostri territori migliaia e migliaia di turisti, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. È una sfida bella quella che abbiamo di fronte, e sapere che per 50 anni consecutivi sul nostro territorio si svolge questa mostra ci dà voglia di continuare a impegnarci nella direzione giusta, che è una direzione fatta di sostegno all'enogastronomia, di sostegno e di tutela dell'ambiente. Abbiamo tanto da fare e noi faremo la nostra parte. Il sindaco e gli organizzatori presentano il programma. Dopo un anno di stop, la manifestazione riparte ed è un buon segno. Sì, ci vediamo dopo due anni sostanzialmente, dopo un anno di stop, dopo un anno duro di stop oserei dire, perché insomma lo scorso anno eravamo in altre faccende affaccendate. Quest'anno, grazie alle vaccinazioni, grazie al Green Pass, grazie all'andamento favorevole della pandemia, riusciamo a guardare oltre e a programmare questa mostra Mercato del Tartufo, che si aprirà il 13. Sarà una mostra un po' diversa perché naturalmente terrà conto di tutte le disposizioni Covid, ma sarà una mostra che non lascerà, come dire, non lascerà i vuoti o rammarichi, perché sarà una bellissima mostra come siamo abituati a fare e a vedere a San Miniato. Con il profumo del tartufo, allora proiettiamoci già al prossimo appuntamento, che sarà venerdì 12 novembre dopo il TG della sera, e poi repliche durante tutto il weekend successivo. Sabato 13 novembre, in diretta alle 9.30 del mattino, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sarà nostro ospite nella trasmissione quindicinale Il Mio Consiglio. Risponderà alle vostre domande, che potete già inviarci via mail o messaggio a questi recapiti.